serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bella raga, qua è Savix che vi parla e benvenuti per chi è nuovo nel canale, ragazzi. Oggi vi voglio portare questo outfit, visto che siamo in tema Halloween, ragazzi, con i Jokers neri o, per chi ce li ha, con i Jokers arancioni, ragazzi. Se vi piace questo completo potete continuare con il video. Requisito, raga, solo i Jokers o neri o arancioni. Siccome io l'avevo già fatto con i neri per provarlo, ora lo farò con gli arancioni, ma se voi avete i neri iniziate con i neri, ragazzi. Quindi partiamo con il glitch, andiamo dalle scarpette, regà, e andiamo a mettere le scarpette, anzi più che scarpette, gli stivali. A me piacciono un sacco questi, regà, stile caffè. Vedete voi poi cosa metterci. Queste, raga, sono cose un po' più sul personale, sono quelle accorgimenti che decidete voi. Ma è fondamentale invece che in questo punto andate su magliette da trafficante e mettete la numero 2, che dovrebbe essere la sabbia, raga. Controllate bene perché delle volte i numeri non combaciano tanto. Quindi una volta che ci siamo messi la maglia sabbia da trafficante, andiamo su camice da lavoro, regà. Una volta che avete trovato camice da lavoro, dovrete andare a mettere quella a quadri, questa qui. Mostarda aperta, ragazzi, che a me risulta la numero 40, 50. Oppure potete mettere anche a scacchi moderata aperta. Scegliete voi, secondo voi, quale sta meglio, se quella un po' più chiara o quella un po' più scura. A me personalmente piace quella più chiara, quindi andrò a farlo con questa moderata aperta. Quindi a questo punto non ci resta altro che andare a salvare il completo. Ma prima di salvare il completo ci mettiamo già un paio di guanti, ragazzi. Io mi metto i guanti, quelli di pelle marroni. Dopodiché dovremo andare a togliere anche la maschera, gli oggetti dalla testa, ragazzi. Tutto deve essere tutto bello pulito, solo i guanti e basta. A questo punto possiamo salvare il completo e lo dobbiamo salvare, regà, o nel primo slot o nell'ultimo slot, perché poi ci servirà per fare il merge e passarci le spalline. A questo punto riclicchiamo freccia destra dal bancone, andiamo su completi tute e ci andiamo a mettere la solita tuta da scienziato pazzo. Dopodiché ci dirigiamo dal solito cannocchiale per mergiare, ragazzi, la maschera dello scienziato pazzo sul completo che stiamo facendo. Una volta quindi dal cannocchiale, corriamo dal cannocchiale, schiacciamo freccia destra e teniamo premuto il menu interazione, ragazzi. Il risultato è che non vi dovrà fare l'animazione e si dovrà bloccare, come è successo a me. A questo punto dovete andare su stile e selezionare il completo che state facendo, che è o nel primo slot o nell'ultimo slot. E quando vi allontanerete e chiuderete menu interazione, vedrete che avete la maschera dello scienziato pazzo. A questo punto non vi resta altro che andare dal negozio più vicino. Io userò il negozio di maschere per salvare il completo, quindi sovrascriverlo sempre o sul primo o sul secondo slot, regà. Adesso, come tutti i soliti completi, regà, dovremo andare ad avviare un lavoro da titano, quindi start online, attività via attività create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. Una volta che siete all'interno della lobby non dovete schiacciare assolutamente nulla, basta semplicemente che avviate normalmente l'attività. Una volta all'interno del lavoro da titano, prendete un mezzo e andate nell'ammunition più vicino, come al solito, ragazzi. Vedrete che avete il busto buggato e quindi vuol dire che il glitch sta funzionando. Andate all'interno, salvate il completo sempre nel primo o nell'ultimo slot, quindi sovrascrivete sempre, e una volta che avete salvato e sovrascritto potete tranquillamente quittare il lavoro da titano aprendo il telefono e andando a quittare l'attività come sempre. A questo punto, regà, una volta che spawneremo in lobby
dobbiamo decidere che tipo di spalline metterci. Regà, siccome siamo sotto Halloween, io ho deciso di metterci le spalline arancioni, che si sta tanto bene con la maschera e i Jokers, o comunque sia anche con le scarpe abbinate. Vedete voi come farlo, poi ognuno se lo gestisce un po' come gli piace e pare. Quindi ci dirigiamo da LS Autoraduno, regà, e andiamo da questa tizia dove ci sono i completi tute da racing. Andiamo su quelli di HSV di AO e mettiamo questa qua, la 12, che è quella con le spalline arancioni, ragazzi. Ce ne sono un sacco, sono veramente carine. Se volete farvi dei outfit moddati, veramente, sono veramente carine. Non sono come le solite originali. A questo punto, una volta indossato quell'outfit e comprato, andiamo ad avviare questa attività tra i preferiti, che vi lascio in descrizione, che si chiama profilo basso, che ci permetterà di mergiare l'outfit. Quindi una volta che siamo all'interno di questa attività, non ci resterà altro che invitare un nostro amico in modo tale da poter avviare l'attività, perché in solo, ragazzi, questa attività non si può avviare. Quindi una volta dentro la lobby invitate il vostro amico, e una volta che il vostro amico è entrato nella lobby, mi raccomando, mettete completi salvati, fondamentale, ragazzi, perché se no spawnate quei completi originali e dovete riavviare l'attività. Quindi a questo punto, se avete il completo nello slot 1, fate una volta a destra; se avete il completo nell'ultimo slot, fate una volta a sinistra, ragazzi, e vedrete che avete questo completo col busto buggato. Intanto vi faccio vedere che Soraya sta facendo lo stesso completo sulla femmina e non comparirà il busto buggato, ragazzi, ma verrà lo stesso carino. E tra l'altro lui lo sta facendo con un'altra tonalità di giacca. Vedete voi, secondo voi, qual è la più bella e come farlo, come vi ho fatto vedere all'inizio mentre stavamo facendo l'outfit. Quindi a questo punto, una volta nell'attività, non vi resta altro, regà, che quittarla semplicemente, come facciamo ogni volta. Comunque vedete le due versioni, maschio e femmina, un po' più chiaro, un po' più scuro. A me sto outfit è semplice, regà, ma in tinta così Halloween mi piace veramente tanto, è carino. Quindi quittiamo l'attività. E una volta che spawniamo, ragazzi, diventiamo CEO. E una volta che siamo CEO, andiamo vicino a una qualsiasi macchina ferma, parcheggiata, rubata, indifferente. Andiamo sullo stile del CEO e una volta che siamo dentro la macchina con il motore acceso, possiamo fare una volta a destra e una volta a sinistra. Quindi lo mettiamo e lo togliamo, ragazzi. A questo punto possiamo scendere dal veicolo, e una volta che scendiamo dal veicolo, sbada bam, regà, avremo il busto invisibile, le spalline arancioni di Halloween, e adesso ci tocca andare a salvare il completo. Per salvare il completo lo salvate un po' dove vi pare. Io andrò dal negozio di maschere, ragazzi, e adesso vi faccio vedere un paio di esempi di come potete fare la testa di questo completo, ragazzi. Per esempio, ragazzi, io questo outfit l'ho salvato con la maschera che ho sbloccato, ho portato anche il tutorial, ho pubblicato ieri pomeriggio. Se volete andare a farlo, sono 10 cavolo di zucche, è semplicissimo. Comunque sia, mi sono salvato il completo con la zucca, dopodiché sono andato sui completi Arena War e sono andato a mettere la tuta spaziale retro, questa qua arancione. Dopodiché sono andato al cannocchiale e ho fatto il solito bug, regà. Mi sono glitchato al cannocchiale, sono andato a selezionare il completo che abbiamo fatto assieme, regà, e quando mi allontano non mi ha messo il merge, praticamente mi ha spostato questo casco qua. Non so come mai, ma capirete che avrà una fisica strana sto casco, infatti funziona al contrario. Quindi cosa ho fatto? Sono andato, l'ho salvato, ragazzi, così, e poi ci ho mergiato la maschera sopra, che ho messo su un altro outfit. Ora vi velocizzo la clip per fare più veloce.
Quindi faccio il giochetto al contrario, regà, mi frizzo, metto il completo che stiamo facendo e quando ci allontaniamo e sbada, bam, regà, praticamente la maschera si deformerà e starà all'interno di questo casco. Allora, è una cosa troppo strana, a me piace un sacco. Vedete voi cosa ne pensate, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete, mi raccomando. Comando, salvate il completo prima di chiudere il video. Bella, regà, alla prossima.